Buonasera. Sfido le parole di circostanza che in questi casi si usano per dire invece in tutt'altro tono quanto mi faccia piacere essere qui con l'incarico di presentare al pubblico di questa sera il professor Rosario Coruccia. Potrei ovviamente cavarmela dicendo che il professore non ha bisogno di presentazione, ma invece mi fa soltanto piacere dire qualcosa di lui. Rosario Coluccia, professore emerito di linguistica italiana, accademico della Crusca, anzi membro del consiglio direttivo dell'Accademia, direttore di studi di grammatica italiana. Ma ha fatto parte, fa parte o ha fatto parte della direzione dei comitati direttivi di importantissime altre riviste, dall'Archivio per il vocabolario storico italiano a Italia dialettale, dal Medioevo letterario d'Italia agli studi di filologia italiana. È stato presidente dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, ASLI, segretario della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana e di molte altre cariche, si dovrebbe, cariche in cariche, impegni, si dovrebbe parlare. Ma citerò soltanto a titolo di esempio la sua responsabilità all'interno del progetto I Lincei per una nuova didattica nella scuola della Fondazione I Lincei per la scuola. È autore di circa 300 pubblicazioni, il cui numero cresce direi quotidianamente, e la parola quotidiano si riferisce a una pregevolissima opera di divulgazione critica molto divertente in alcuni casi, devo dire, sul quotidiano La Gazzetta La del Gazzetta Mezzogiorno. del Mezzogiorno, La Gazzetta del Mezzogiorno. Tra le opere più importanti del professor Coluccia, io segnalerei La cronaca del ferraiolo e con particolare, diciamo, personale interesse la sua guida della preziosissima edizione critica dei poeti della scuola siciliana, particolare per quanto riguarda i poeti siculo-toscani e poi Scriptamanent, studi sulla grafia dell'italiano, fino a Conosciamo l'italiano, usi, abusi e dubbi della lingua. Che altro dire? Io, invece di dire altre parole, io ti cerco di aprire questa scatolina e di consegnarti una medaglia della Società Dantesca in ricordo e ringraziamento di questa tua presenza. Ti lascio quindi la parola e mi riporto in platea per poter seguire le immagini. Beh, avete capito che sono rimasto davvero confuso dalle parole generosissime che Giorgio Inglese ha detto sulla mia persona, generose e sicuramente esagerate per l'amicizia che lui benevolmente mi concede. Confuso, lo dico sinceramente, da
da questa medaglia che non mi aspettavo, che prendo come un dono che mi è enormemente grato, che conserverò con grande attenzione. Colgo l'occasione per ringraziare gli amici della Soledadantesca, il presidente Circuito, che è da qualche parte, ma ecco, è in fondo come presidente invece che in prima fila, Gabriele Albanese, Paolo Pontari, gli altri, insomma, permettetemi di non citarli tutti. Ringrazio gli amici che sono venuti ad ascoltarmi. Insomma, cercherò di rendermi minimamente degno delle tante cose belle che Inglese ha voluto dire e del dono che ho ricevuto. E quello è il titolo della chiacchierata che oggi faremo, Riflessioni sulla lingua di Dante. È un titolo che, pur avendolo io scelto, mi mette naturalmente in difficoltà, perché mi trovo a parlare di lingua di Dante in presenza di studiosi che di lingua di Dante ne sanno probabilmente più di me, e quindi io corro il rischio, con la chiacchierata che farò, di essere come quello che portava vasi a Samo, non mi ricordo più, no, la formula, insomma, di dire delle cose assolutamente banali e stranote. E mi sono posto il problema di evitare per quanto possibile di essere banalissimo. Ho cercato di individuare una strada. Voi mi direte alla fine se questa strada, questo percorso che mi sono immaginato, ha minimamente funzionato, nel senso che mi ha evitato proprio di dire cose stranotissime, o se invece il tentativo non ha funzionato. Vedo come sì, scorre, vero, il PowerPoint, anche nello schermo, benissimo, era per capire se funziona. Allora, sappiamo tutti che quando parliamo di Dante e della lingua di Dante abbiamo a che fare con una bibliografia sterminata. Chi conosce tutti i testi su Dante? Boh. E ogni discorso che voglia presentare qualcosa sulla lingua di Dante ha a che fare con una complicazione, anzi una duplice complicazione: l'assenza dell'originale, come sappiamo non c'è neppure un rigo scritto dal pugno di Dante, rimasto a noi, e una tradizione amplissima del testo, mi riferisco al testo della Commedia, no? Sappiamo tutti, 600 manoscritti che diventano quasi 800, se aggiungiamo quelli frammentari che tramandano almeno una cantica della Commedia, 14.233 versi per 101.698 parole, eccetera. Per cui ha ragione Circuito quando nella presentazione di un volume curato dalla Dantesca, che raccoglie gli atti di incontri sull'inferno di Dante, vero, mi pare di ricordare, Marcello, dice che quando si parla del testo della Commedia si ha a che fare con un cantiere eternamente aperto. Fatto che non solo giustifica, ma in qualche modo rende necessario, oserei dire, l'apparizione di nuove edizioni, una delle quali recente e straordinaria è dovuta a Giorgio Inglese, e ce n'è un'altra immediatamente successiva nel tempo di Tonello e Trovato, limitata finora all'inferno, ma dovrebbero usciranno, mi è stato detto, i volumi successivi. A dispetto di questa intrinseca variabilità, quello che dicevo prima, un numero enorme di manoscritti, eccetera, eccetera, è un'altra di quelle banalità da cui cercavo di rifuggire nelle mie parole iniziali, un'altra di quelle banalità affermare che il testo della Commedia, a dispetto della sua variabilità, ha avuto un'influenza enorme sulla lingua italiana. Testo variabile, enormemente è in grado di influire sullo sviluppo storico della lingua. Favorita questa enorme influenza dal fatto che immediatamente a ridosso della morte di Dante cominciano i commenti, che si continuano fino ad oggi, cominciano le letture pubbliche, se vogliamo ricordare, per dirne una famosissima, la lettura di Boccaccio, e poi ogni centro che si occupi di Dante al mondo
ha una sua lettura d'Anti, si cominciano le citazioni indirette, che hanno avuto un certo peso, sia quelle citazioni indirette il cui debito, per così dire, viene esplicitamente dichiarato da chi questa citazione indiretta fa, e anche da quelli che citano Dante senza citarlo, forse contando sul fatto che si tratta di testo così famoso che neanche mette conto di essere citato. Tre esempi brevissimi per dare consistenza a quello che sto dicendo. Ho scelto tre esempi sommi. Ascoli nel 1885 diceva: la lingua di Dante è l'italiano che ancora oggi vive e si scrive. Quando Bruno Migliorini nel 60 produceva la sua straordinaria storia della lingua italiana, quella su cui si posavano gli occhi increduli di Carlo Dionisottino quando recensisce quel volume, increduli gli occhi perché Dionisotti non si spiegava come fosse stato possibile produrre un testo così straordinario come la storia della lingua di Migliorini in presenza di una conoscenza complessiva della situazione relativamente ridotta. E comunque Migliorini, la commedia è il libro santo della nazione, commentato come si commentano le sacre pagine, in materia di continue citazioni, eccetera. E a riprova, ma è una riprova su cui non si può che essere pienamente d'accordo, dava tutta una serie di sintagmi, sostantivo, aggettivo, aggettivo, sostantivo, che ovviamente non commento. Quando Baldelli nel 95, allora presidente dell'ASLI, che Giorgio Inglese ricordava prima, faceva in Crusca una sua straordinaria conferenza intitolata Dante e la lingua italiana, alla fine diceva: beh, no, io cambio il titolo, non è Dante e la lingua italiana copola, ma Dante è la lingua italiana, quindi utilizzando poi la formula famosa Dante padre della lingua italiana e così via. Cambia non la sostanza delle conclusioni, ma cambia il metodo di analisi De Mauro, utilizzando un metodo che mi scuserete, ma definisco, diciamo, banalmente statistico, mi spiego, basato su percentuali, per così dire, il lavoro, il ragionamento di De Mauro. Il vocabolario fondamentale, quando Dante comincia a scrivere, l'aggettivo fondamentale è decisivo, naturalmente, il vocabolario fondamentale. Quando Dante comincia a scrivere è costituito al 60%, la commedia lo fa proprio, lo integra e col suo sigillo lo trasmette nei secoli fino a noi. Per cui quando siamo oggi, le parole del vocabolario fondamentale, non è esagerato dire che parliamo la lingua di Dante, come faceva De Mauro a fare queste affermazioni. Dicevo, il metodo statistico, mettendo a confronto il tasso di sopravvivenza del lessico delle origini, complessivamente considerato, cosa sopravvive di quel lessico, più o meno, dice De Mauro, la base di riferimento è il Gradit naturalmente, più o meno il 31,86%. Quanto sopravvive del lessico della commedia? Grosso modo tra l'82 e l'84%. Nessuno tra noi, io meno che mai, giurerà sulle percentuali al centesimo di queste cifre, ma la tendenza è evidente: tra il 32 e l'84 lo sbilanciamento è tale che la linea di tendenza sia assicurata. Per cui, per ognuna delle 60.000 parole delle origini, il suo apparire nella commedia è una garanzia di sopravvivenza nei secoli. Questa è la prospettiva che De Mauro dà per quanto riguarda Dante e la sopravvivenza nei secoli fino all'italiano contemporaneo. E anche lì torna la formula di padre della lingua italiana. Questi due lavori, che io naturalmente non commento, indicano l'utilizzazione di questo metodo, di questa prospettiva metodologica di De Mauro, fatta in un paio di lavori, altri ce ne sono che non cito, insomma, in cui si vede con esempi concreti che questo discorso della diacronia prospettica sembra avere un certo fondamento. Si poneva giustamente la domanda: che cosa resta delle parole di Dante? Lo studioso carissimo, la cui memoria è carissima a tutti noi, che è Luca Seriani, no? In un volume collettivo, eccetera. Lavora Seriani in questo caso sul quinto dell'Inferno, il canto di Francesca. Qual è la conclusione del suo lavoro? La maggior parte dei vocaboli di quel canto non ha bisogno di glosse. Ci sono degli arcaismi,
Ci sono parole che hanno un significato diverso, ma nella sostanza il lessico dantesco è il nostro, non c'è dubbio, sia pure con frequenti spostamenti di significato. E tra gli spostamenti di significato, l'esempio forse più famoso, quello insomma che tutti conosciamo, è mi fa tremare le vene ai polsi, no? Dove proprio il fraintendimento del significato dantesco di polso, che è arteria, porta sia al fatto che sentiamo nelle dichiarazioni, che ne so, di politici, intellettuali di vario tipo, cioè mi fa tremare le vene dei polsi, mi fa tremare le vene dai polsi, le vene ai polsi, eccetera, eccetera. È un'altra parola, pure frequentemente non intesa nel suo significato dantesco, è noia nel ma tu perché ritorni a tanta noia? Noia non è mi sono annoiato, quanto sono stufo, eccetera. Noia naturalmente vuol dire avere dei problemi in questo caso, cosa che è rimasta nel corso, in parte, nell'italiano contemporaneo, no? Quello ha avuto noia con la giustizia, quello ha delle noie di salute, eccetera, eccetera. Se vogliamo cercare un archetipo in questo genere di considerazione, non può che venirci in mente l'esercizio famoso di Contini sopra un sonetto di Dante. Esercizio è parola continiana in questo caso, l'incipit forse uno dei più famosi, insomma, sonetti della lirica stilnovistica, tanto gentile e tanto onesta pare, la disamina di Contini porta a concludere che né gentile né onesta né pare sono usate da Contini nel significato identico a quello dell'italiano, anche se De Mauro dice sì, ma forse pare potrebbe avere il significato di mi sembra, comunque sono certamente dettagli. Si tratta di fatti relativamente marginali, questi che sto presentando, che non mettono in discussione l'assunto di fondo, la prospettiva di fondo che io riassumerei in questo modo. La comprensione di Dante non è preclusa, almeno nelle linee generali, a un lettore moderno di media cultura e di apprezzabile strumentazione intellettuale. Quando Contini dice, naturalmente, fatte salve le aree pentacolari riservate all'oscurità, dall'ambire, oltrepassare in convenzionale reverenza, eccetera, eccetera. Nella famosissima voce Filologia uscita nell'Enciclopedia del Novecento, poi ristampata nel breviario d'Ecdotica con una postilla 1986, poi variamente ristampata anche in forma autonoma. Con cautela, quindi, ci accostiamo a Dante, a condizione di avere un adeguato bagaglio linguistico, a condizione di avere un adeguato bagaglio interpretativo e, in generale, oserei dire, una buona conoscenza dell'enciclopedia dantesca. Perché mi sono permesso di fare questa diapositiva? Perché quando durante il centenario dantesco tante volte abbiamo sentito anche, insomma, dice sì, ma Dante si legge facilmente, leggiamo nelle scuole. Sì, va letto nelle scuole, ci mancherebbe, ma non si legge facilmente. E di questo dobbiamo essere consapevoli, se no facciamo forse un'operazione un po' deviante, diciamo, un'operazione che non ci aiuta a raggiungere lo scopo che vogliamo, cioè di favorire la conoscenza piena di Dante. Fin qui dicevo, la banalità più totale, per la quale vi chiedo scusa, siamo andati da Dante ad oggi e abbiamo capito che Dante, quello che sappiamo. Cambiamo prospettiva, andiamo indietro, chiediamoci che cosa Dante ha preso, se ha preso qualcosa dalla tradizione precedente, dalla tradizione lirica precedente. E naturalmente, se diciamo tradizione lirica precedente, non possiamo che ricordare la scuola poetica siciliana, come ci ricordava Giorgio Inglese poco fa. È il brano famosissimo del De Vulgari Eloquentia, no? Ci sono Federico e Manfredi, degno nella traduzione, Bene Genitus nel latino naturalmente. Qual è questo brano famosissimo che quindi io cito in due parole? C'era la Regia siciliana, lì si radunavano gli italiani nobili di cuore, ricchi di qualità, gli spiriti più insigni dell'italiano, e poiché in Sicilia era quella Regia, accadde che tutto quanto i nostri predecessori produssero in volgare si chiama siciliano, no? Factum est, ut quicquid i nostri predecessores vulgariter protulerunt, sicilianum vocetur, quod quidem et nos retinemus, nec postre i nostri permutare valebunt. È quella, come dire, epigrafe dal sapore profetico, ciò che anche noi pensiamo
e i nostri posteri non potranno mutare. Federico II di Svevia, politici e regnanti, insomma, Federico II di Svevia e suo figlio Manfredi, sconfitto e ucciso da Carlo d'Angiò a Benevento, sono visti in questo caso da Dante come regnanti, esponenti della Casa Sveva, ma sono anche poeti, perché di Federico sono rimaste quattro canzoni e un sonetto, quelli i cui incipit io ho messo in fila. Questi numeri sono quelli dell'edizione di Mondadori del 2008 che Giorgio Inglese citava. Che fosse poeta ce lo ricorda Salimbene, cantare sciebat et cantilenas et canciones in venire. Di Manfredi non è rimasto nessun testo poetico. La sua figura è variamente citata anche con formule che ci possono interessare. Ho messo in rosso il pulcherrimus perché questo discorso sull'avvenenza fisica torna più volte, e comunque anche Manfredi era cantor et inventor cancionum, parole più o meno simili, dice Giovanni Villani, Pandolfo con le nunci, vedete anche lì di persona bellissimo. C'è un terzo esponente della dinastia Sveva che Dante non ricorda, ed è Enzo. Enzo, braccio armato di Federico nell'Italia centrale, combatte contro i comuni dell'Italia centro-settentrionale, più settentrionale che centrale naturalmente, combatte col papato, si becca la scomunica, imprigionato, sconfitto e imprigionato dai bolognesi nel palazzo di Re Enzo, ancora oggi in Piazza Maggiore a Bologna, dove muore nel marzo 72, 1272. Non ho ricordato questa data per dire che sono passati 750 anni nel 2022 e che comprensibilmente questo anniversario non è stato affatto ricordato, e vorrei vedere, dopo che nel 2021 hai fatto quello che hai fatto con Dante, figurati se ti metti a celebrare Enzo. Ma perché mi interessa questa frase, questa data? Perché, scusate, questa è una cosa a cui sono abbastanza affezionato. Enzo muore nel 72 a Bologna, nel 76 a Bologna muore Guinizelli, cioè il fondatore del nascente stilnovismo. Cosa voglio dire? Voglio dire che, insomma, non sto dicendo che si sono scambiate poesie questi due, sto dicendo però che a Bologna operano nello stesso turno di tempo un esponente della più antica maniera siciliana e un esponente dello stilnovismo. Il che vuol dire, se non mi inganno, che ogni volta che parliamo di poesia dantesca, di poesia pre-dantesca, duecentesca, è difficile fare barriere nette. È difficile separare i siciliani di prima generazione dai siciliani di seconda generazione, dai siculo toscani, dai toscano siculi, dai municipali toscani, eccetera eccetera, perché le biografie di questi sono intrecciate. Questi non ci facevano il favore di morire contemporaneamente tutti nella stessa data, prima tutti i siciliani e poi via tutti gli altri, in modo che non capiamo bene a 700 anni di distanza come sono andate le cose. Sono intrecciate le biografie e sono intrecciati i movimenti poetici, si scambiano, spesso ci sono scambi tra esponenti di maniere poetiche diverse, il che vuol dire che dobbiamo procedere con cautela quando parliamo di certi argomenti. Cosa ha scritto Enzo? Due canzoni, un sonetto gnomico e un frammento. Anche di lui Salimbene dice che era canzionum inventor. Comunque sia, senza le capacità di promotore e di organizzatore dell'imperatore Federico e senza le condizioni culturali e politiche da lui create, io credo che la prima esperienza lirica della nostra letteratura, la scuola poetica siciliana, non avrebbe avuto vita. E comunque, come Dante ci dice, lì nella corte siciliana è nata la grande poesia italiana, nel brano che ho mostrato prima. Da quella e solo da quella si sviluppa la poesia successiva, con esclusione della lirica comunale toscana che agli occhi di Dante è tacciata di municipalismo. Più volte torna Federico nell'opera dantesca, non sto a commentare, nell'inferno. Nell'inferno a Federico, visto come imperatore, come eretico, Dante dedica un emistichio.
il personaggio ovviamente del decimo è Farinata, quindi qui è lui che parla, è Farinata, più, con più di 1000 giancio, qua dentro è il secondo Federico, niente altro, è il cardinale e degli altri Mitaccio, anche Mitaccio tra parentesi, una di quelle cose, no? Dell'italiano contemporaneo, Mitaccio, Mitaccio, vabbè, Mitaccio. Manfredi, a Manfredi invece Dante dedica un numero assai più consistente di versi, è nell'antipurgatorio, come sappiamo, gli scomunicati pentiti in tempo di morte, anche lì vedete che Manfredi è biondo, bello e di gentile aspetto, l'insistenza sull'avvenenza fisica, anche quando parla, parla sorridendo. Che dice Manfredi in questi 40, quanti sono? Sì, un poco più di 40 versi. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di far capire, di far sapere a sua figlia Costanza, e fondamentalmente ai lettori della commedia, che lui non è dannato, al contrario di quanto potremmo presumere, perché si è pentito in punto di morte e deve stare certo nell'antipurgatorio, scusate se mi permetto delle banalità mentre parlo, ma insomma quello deve stare nell'antipurgatorio per 30 anni, per ogni anno che è stato eretico 30 anni, nei confronti dell'eternità non mi pare un tempo enorme, ma insomma dico, questa è la pena che gli hanno dato e quindi va bene. Come mai Manfredi viene salvato da Dante? Secondo un'interpretazione di alcuni, io cito Nardi ma anche altri, è perché Dante sapeva dell'esistenza del Liber de Pomo, di cui abbiamo una edizione recente procurata, non sapevo che veniva, procurata da Marco Maggiore che è lì in fondo. E allora... come dire, perché Dante perché Dante salva Manfredi? Perché nel Liber de Pomo, che ha una trafila, un'opera che insomma, un'opera araba tradotta da un lato in persiano, tradotta da un altro lato in ebraico, poi dall'ebraico tradotta in latino, secondo alcuni per addirittura in prima persona da Manfredi, secondo altri per impulso, ipotesi più probabile a mio avviso, per impulso dato da Manfredi alla traduzione, c'è un prologo con una visione escatologica, ci si salva a certe condizioni, quindi Dante avrebbe conosciuto questa cosa e perciò avrebbe salvato Manfredi, non so dove risieda naturalmente la verità. Veniamo ai poeti. Tra i poeti nativi dell'isola ci sono i nomi che tutti quanti conosciamo, molto spesso citati per gli incipit dei loro componimenti, tanto famosi quei componimenti che neanche mette conto di dire chi li ha fatti, gli autori di quei componimenti. Guido delle Colonne, li vedete ancor che l'ago per lo focolassi. Tra i poeti nativi della Puglia, eccellenti naturalmente, l'autore di Madonna di Ribovoglio, che è Giacomo D'Alentini naturalmente, e di Perfino amore vostri detamente, che è naturalmente Rinaldo d'Aquino, non vanno bene agli occhi di Dante quelli che hanno scritto tra l'altro un verso come «Tragemi teste fuoco, la se teste a volontà», naturalmente Cielo d'Alcamo per questo non gli va bene, non gli va bene l'autore di Bolsera, che Chiancesse lo Quattraro. Se mi consentite di riferire un aneddoto che però non ha forse qualche implicazione un po' più ampia della semplice aneddotica. Parlando con un collega di grande sapienza e grande conoscenza qualche tempo fa, non recentemente, questo collega mi dice: ma certo, guarda che Dante, quando scriveva il De Vulgare Eloquenzia, probabilmente certi versi se li inventava. Ma tu vuoi che ci sia qualcuno che abbia mai scritto qualcosa come Bolsera che Chiancesse lo Quattraro, un decasillabo di quel tipo, Bolsera Chiancesse Quattraro? Ma Quattraro, ragazzo, ma Quattraro non è una parola che può stare in poesia. E non può stare, perché sappiamo che esiste la Quattraro ruffiana in un testo, in un frammento di poesia, uno di quei frammenti di poesia che stanno emergendo negli ultimi tempi, grazie alla collaborazione virtuosa di filologi e storici della lingua da una parte e di bizantinisti dall'altra.
Perché questi frammenti di poesia, tracce prodotte nell'estremo meridione d'Italia nel 200 e naturalmente fino ad oggi naufragate, perché sono tracce che si trovano nei fogli di guardia, a margine di codici bizantini che nessuno dei filologi e degli storici della lingua italiana va normalmente, è solo perché ci sono alcuni. Vabbè, insomma, alcuni dei quali sono qui presenti, che stanno lavorando in questa direzione e che fanno emergere queste tracce e frammenti di poesia di cui ignoravamo l'esistenza, che non è che sconvolgono la storia della poesia duecentesca e pedantesca, ma ci mostrano forse che qualcosa che esisteva, qualcosa che è naufragato e che oggi a fatica e molto parzialmente riemerge. Quindi insomma, Quatrala Ruffiana in un testo poetico ci può stare. Poi se Dante si è inventato quel bolso che cancesse lo Quatrala o meno non saprei dire. Tra i sicuri maestri di poesia ci sono questi che cito sempre delle Bulgarie, cito questi diciamo notissimi, Girauto de Bornei eccetera, eccetera. Ci sono i siciliani, questa volta nominati esplicitamente, Guido delle Colonne e Rinaldo d'Aquino, c'è naturalmente, ci sono gli sinovisti, Cino da Pistoia e l'amico suo, qui il nome c'è, come c'è anche in quest'altro passaggio del De Vulgari. Ci sono ancora i provenzali, un po' più, una schiera un po' più ampia rispetto alla precedente, c'è Guido delle Colonne, questa volta solo lui, e ci sono gli sinnovisti, Quinizelli, Cavalcanti, Cino da Pistoia e l'amico suo, cioè ovviamente Dante. Fa vedere? Eh sì, il che ci mette, ci fa misurare con una questione. Qual era la biblioteca dove Dante insomma si è letto questi poeti che poi cita? Qual era la biblioteca materiale di Dante, visto che naturalmente le vicende biografiche di Dante comportano che non abbia potuto avere una biblioteca personale fissa, stabile come quella di Petrarca, tanto per capirci, o in parte anche quella di Boccaccio, o anche quella di Boccaccio. Quindi si tratta di ragionare, come è stato fatto con studi secondo me apprezzabili, per ragionare sui libri che possano configurare una relazione dimostrabile con i luoghi di formazione dantesca. Sto facendo riferimento, come avete capito, al libro di Luciano Gargano, Dante, la sua biblioteca e lo studio di Bologna. Questo libro, come sapete, è stato da molti apprezzato e da molti contestato. Soprattutto contestato, la contestazione risiede nel fatto che Gargan ricorda che Ugolino, frate conventuale, nel 1312 dona al convento di San Domenico a Bologna i suoi libri, e all'interno di questi libri c'era il libro della Scala, il libro della Scala che, come sapete, sarebbe stato all'origine dell'idea di Dante per la commedia eccetera. Devo dire però che Gargan scrive con grande cautela, perché dice Dante poté leggere il libro, non lesse il libro, e certo, come facciamo a sapere che l'abbia detto, tanto più che doveva essere nel 1312 a Bologna, e soprattutto, altra ipotesi, non è che secondo me insomma ha aspettato il 1312 per farsi venire l'idea di scrivere la Divina Commedia, però Gargan, come dire, presenta i dati che sono stati, come dicevo, ampiamente a volte condivisi, a volte contestati. Lì faccio una lista di persone, ma non stiamo, né certamente mi metto a ricordare l'episodio famosissimo, per dire, i libri di Dante, l'episodio famosissimo del Trattatello di Boccaccio, no? Dante è a Siena, vede un libro che cercava e non aveva mai trovato, lo trova, si stende su una panca, si mette a leggere come dire, con totale concentrazione. Nel frattempo sulla piazza di Siena fanno una festa, arrivano fanciulle avvenenti, cavalieri eccetera. Alla fine dice: ma perché hai letto il libro e non hai guardato la festa? Festa, non sapevo neanche che fosse avvenuto, quindi duplice meraviglia, era tanto concentrato, per cui la meraviglia di non aver visto la festa e la meraviglia di non essersene neanche accorto. Quindi non è su questo che noi ragioniamo seriamente dei libri di Dante. Un aiuto secondo me molto ben argomentato
viene da un saggio di Roberto Antonelli, un saggio inedito che quindi ovviamente insomma, io presento sapendo che è inedito, un saggio che verrà pubblicato nel libro L'Italiano, nel volume L'Italiano e il libro Il mondo tra le righe, che in Crusca è capitato a me di curarlo, veniamo all'estendo insomma per la 24esima edizione della settimana della lingua italiana nel mondo. È il saggio di Roberto Antonelli, un saggio consegnato abbondantemente, come dire, quindi in tempo, è intitolato La biblioteca di Dante, è per la poesia, cita naturalmente altri libri per quanto riguarda la parte come dire, filosofica, teologica, eccetera. Per la poesia Antonelli cita come codici che verosimilmente Dante avrà potuto, ai quali si sarà potuto accostare, il Vaticano Latino 3793, vedete anche lì la formula prudente, come il rappresentante più vicino al manoscritto, ai manoscritti relatori dei componimenti poetici, e il Banco Orale 217 per la struttura tripartita del libro. Cioè Antonelli non dice che ha letto il Vaticano Latino 3793, ma qualcosa che poteva rientrare all'interno di quella trafila. Il che, se questo modo di ragionare può avere un fondamento, possiamo provare a fare un passetto avanti e vediamo, torna utilissimo a mio parere, la straordinaria edizione delle rime di Dante procurata da Domenico De Robertis, che è corredata questa edizione da un indice degli autori, dei nomi storici e dei testi anonimi. Preciso, questi autori, nomi storici e testi anonimi, sono nel commento di De Robertis, non sono nel testo delle rime di Dante, quindi dobbiamo essere consapevoli che si tratta di delle ipotesi che De Robertis si formula a proposito degli antecedenti danteschi e degli antecedenti delle rime, ma nel commento, non a testo naturalmente. E in questi commenti, in questo indice dei commenti, Giacomo D'Alentini, io faccio riferimento agli autori che Dante ha citato nel De Vulgari Eloquenzia, Giacomo D'Alentini ricorre 25 volte, Guido delle Colonne 11, Rinaldo d'Aquino 4, e poi ci sono altri siciliani e Siculo Toscani. Il che significa che possiamo ragionare, se non mi inganno, facendo un confronto tra l'edizione dei poeti della scuola siciliana, quella che del 2008 dei Meridiani, il testo delle rime e il testo della commedia. Qui dichiaro una mia manchevolezza, perché vedete che io ho scritto lì edizione Petrocchi mettendolo in rosso, perché i raffronti che ho fatto, che come dire, citerò molto condensatamente, riguardano il testo della Divina Commedia nell'edizione Petrocchi. Se fossi stato bravo avrei dovuto guardare il testo della Commedia nell'edizione di inglese e anche nell'edizione L'Inferno nell'edizione di Tonello Trovato. Se porterò a fine questo ragionamento, naturalmente dovrò guardare queste cose, ma intanto quindi i dati che vi do si riferiscono al rapporto tra Poeti della scuola siciliana nell'edizione di Mondadori e edizione della Commedia di inglese. Le rime sono quelle invece dell'edizione di De Robertis. Quali sono le conclusioni? Così vado avanti molto rapidamente nelle diapositive immediatamente successive. La conclusione che credo di poter trarre da questa mia analisi che presenterò rapidamente, che alcuni tratti siciliani passano in Dante, alcuni si stabilizzano per un certo periodo, altri si assottigliano, si indeboliscono fino ad estinguersi. Quindi Dante prende dai siciliani, non prende qualcosa, non tutto mantiene, man mano che continua fino ad arrivare, come direbbe qualcuno, alla piena maturità dei suoi mezzi espressivi e poetici. E quindi vado avanti rapidamente in queste diapositive che adesso presento, solo l'elenco dei fenomeni insomma. È assente il perfetto inao, il cangiao, il donao, l'abbandonao, il peccao, eccetera. È assente il ca con il valore di che, è assente il futuro in agio, i vari meve e seve, altri tratti fonomorfologici, un sol caso di condizionale derivato dal più che perfetto latino,
alla domanda tua, alla dimanda tua non satisfara, il condizionale derivato dal più che perfetto latino, che, di cui esiste un esempio addirittura, un'attestazione addirittura in Niccolò de Rossi, quindi fuori dal perimetro dantesco. Sono poco più che sporadici gli imperfetti di seconda inia, via via indeboliti, maggioritari sono gli usciti. Enea facea, facevan, faceva, facean, piangeva, piangia, rideva, ridea, mai ridia, vinceva, un caso di vincia. Ho detto che sarei andato molto rapidamente, naturalmente se ci leggiamo il capitolo sulla lingua di Paola Manni, la documentazione è in questo e in altri casi è assai più abbondante e dettagliata. Sempre dico maggioritari potrei e potrebbe, minoritari morria, porria, varia, saria, vedete gli esempi sono lì, ripeto, l'esemplificazione andrebbe corredata con i confronti con l'edizione inglese e Tonello Trovato. Sarei e sarebbe, minoritari, saria e fora. Fora va a parte, fora è un condizionale derivato dal più che perfetto latino, ma fa caso a sé, perché fora invece ha una tradizione relativamente lunga, si continua in Petrarca, in Della Casa arriva fino a Manzoni, uno di quei sicilianismi che arrivano fino a Manzoni come il famosissimo Nui, no? Di cui tante volte si è parlato. Vorrei e vorrebbe che coesiste con vorria. Ecco, avevo detto che sarei stato enormemente succinto in queste cose, i dati li ho, ripeto, se poi la cosa verrà perfezionata li leggeremo tutti analiticamente. Parlo invece di un fenomeno di cui sì posso dire cosa pensava Petrocchi, cosa pensa Inglese e cosa pensano Tonello e Trovato. La rima siciliana, che come sappiamo la rima siciliana si chiama siciliana, ma i siciliani non l'hanno mai usata perché è un abbaglio prospettico, è dovuto alla trascrizione dei copisti, dei grandi canzonieri, e però è un tratto che caratterizza la poesia siciliana per come la leggiamo, e quindi viene fatto proprio naturalmente la rima siciliana da chi fa poesia dopo di loro, dopo i siciliani. Petrocchi, come sappiamo, accetta, condivide la accettabilità della rima siciliana. Sappiamo tutti che, non so come dire, a fianco, alle spalle, vicino, cioè di Petrocchi agiva Contini, e Contini era convintissimamente d'accordo con l'accettabilità della rima siciliana, fino ad arrivare al punto di definire un anacronismo non consentire a Dante di far rimare lume con nome e come, è il famosissimo esempio continiano, addirittura parla di procedure antistoriche tirando in causa, con il rispetto e con la deferenza che ovviamente sappiamo, perfino Parodi e Barbi. Sanguinetti invece regolarizza sistematicamente. Castellani, ecco, avrei detto la rima siciliana, tutti dicono che è accettabile, e no, c'è il precedente importante, come dire, la posizione importante di Castellani, il quale, lavorando su autografi più o meno un po' successivi alla commedia, i documenti d'amore di Francesco da Barbarini, il Tesiere di Boccaccio, il Libro delle Rime, testi autografi, Castellani si mostra niente affatto convinto dell'accettabilità della rima siciliana, e addirittura dichiara la sua preferenza per l'edizione della commedia della Società Dantesca del 21, che non fa venir meno la rima perfetta italiana nei casi di rima siciliana. Inglese, come dicevo prima, invece l'accetta nella sua edizione, l'accettano nella loro edizione Tonello Trovato, che parlano di omaggio intenzionale e allusivo a questa tradizione poetica. Ecco, se facciamo, non so se, insomma, se è consentito ragionare così, ma insomma, se facciamo una statistica delle rime siciliane, 8 casi, trovi 7 nell'inferno, 1 nel purgatorio e nessuno nel paradiso. Non so se vale, parlo con estrema cautela, il ragionamento, man mano che Dante, come dire, si allenta il contatto, il rapporto, il debito, oserei dire, con i poeti, quello che abbiamo visto, forse abbiamo visto con tutti gli esempi fonomorfologici che ho fatto prima.
Un altro tratto metrico, meno considerato forse perché è più recente, sicuramente meno clamoroso rispetto alla rima siciliana, è quello che adombra, con ampia possibilità di accettazione, di rifiuto, Menichetti in un articolo uscito in una miscellanea. Allora, qual è il ragionamento di Menichetti? Come sappiamo, Giacomo D'Alentini ha inventato il sonetto. La terzina l'ha inventata Dante. Da dove prende Dante la terzina? La prende dalle terzine del sonetto. Quindi sarebbe anche questo un elemento di collegamento tra siciliani e Dante. Ultima parte di questo segmento. Abbiamo visto la fonomorfologia, abbiamo visto la metrica, adesso vediamo qualche elemento lessicale, possiamo dire testuale. Quindi, sempre, ecco, negli esempi che faccio, io prendo sempre quelle canzoni citate da Dante nel De Vulgari Eloquenzia, quella canzone siciliana, in modo che lì andiamo a vedere. Guido delle colonne, amor che lungiamente mai menato. Una movenza simile, sempre amor che lungiamente, in un altro componimento di Guido, e nel sonetto della Vita Nuova, si lungiamente ma tenuto amore, e lungiamente è un gallicismo ripetutamente usato da Dante. Ancora Guido delle colonne, amor che lungiamente mai menato a freno stretto, l'immagine di amante cavalcato d'amore, e in Giacomo D'Alentini, amor che sporta e tira ogni freno, nel sonetto a despoto siciliano, forza d'amoroso sprone, nel sonetto dantesco, amore come egli affrena e come sprona. Guido delle colonne, gioiosamente canto, alla fine l'immagine, verso 18, l'immagine della pantera. Non sto a ricordare quanto la pantera, la dolorosa pantera, il volgare che è, non si trova da nessuna parte, l'immagine della pantera, insomma, notissima a Dante. Lo so cosa state pensando. State pensando, chi ti dice che Dante abbia preso la pantera da Guido delle colonne? Lo so. Non ho nessuna prova, puoi aver letto uno dei tanti bestiali che circolavano, i sunti dei bestiali, dice, sto solo dicendo che questo è una, come dire, una compresenza di questa immagine. Giacomo D'Alentini, Madonna dir vo voglio nell'edizione, Dante invece scrive vi voglio, c'è tutto un dibattito, vi vo, non ci interessa, ma c'è al verso 19, come io lo sento, l'anonimo siciliano, com'io lo sento, Bonaggiunto Urbicciani, com'io lo sento, due volte in Dante, sì, com'io sento, com'io il sento. Getto di sospiri e pianti, nel stesso componimento, versi 55-56, sonetto dantesco, pensieri e sospiri che io gitto, pietosa è l'attributo della donna amata, ipostatizzato, questo aggettivo arriva fino a Dante. Ancora Giacomo D'Alentini, uomo che in altro esempio pinge la sua pintura, c'è il tecnicismo esemplo che è il modello e il sintagma uomo che pinge, nel purgatorio pintor che come sempre pinga, non sto a discutere perché meravigliosamente è con il trattino, è una cosa che non ci interessa in questa sede. Giacomo in tensione con l'abate di Tivoli, c'è la rima menzogna vergogna oltre che ispogna, questa rima menzogna vergogna è in tre capitali passaggi della commedia, uno dell'inferno Gerione, uno nel purgatorio Ugo Capeto, uno nel paradiso la profezia di Cocciaiuve, menzogna vergogna, vergogna menzogna, vergogna menzogna. Due parole su cortesia, ma proprio insomma in questa linea che sto facendo, poi cambiamo direzione e ci avviciniamo alla conclusione. Cortesia, come sappiamo, è parola chiave della civiltà medievale. Nella civiltà medievale, perché il comportamento, il tratto comportamentale di nobile origine indica magnanimità, generosità, liberalità. In questa accezione è ampiamente nei testi della scuola siciliana. C'è anche nello stesso corpus testuale una cortesia, questo elemento lessicale ha una più generica sfumatura semantica, più o meno simile a quella moderna, no? Urbanità, garbo, generosità, eccetera. Formule, poi secondo me queste non sono formule, queste anticipo, questi sono segnali discorsivi, ma insomma,
in cortesia, per cortesia, eccetera. Quindi nel corpus dei poeti della scuola siciliana convivono il significato elevato e quello più modesto. La stessa duplice presenza è in Dante, la cortesia nel senso più elevato è in Marco Lombardo, nella Tolomea frate Alberigo, ricordiamo l'episodio, no? Gli occhi che non vengono, Dante che non gli toglie la ghiaccia dagli occhi, eccetera, e cortesia fu lui esser villano, dove utilizza tra l'altro la opposizione, la semantica oppositiva tra cortesia e villania, che è di Giacomo D'Alentini e di tanti altri. Quindi vedete, io sono prudente mentre parlo, non sto dicendo che c'è un rapporto diretto, sto dicendo che c'è una linea di tradizioni di vario tipo. La cortesia, lasciamo stare che cosa significa oggi. Veniamo a questo punto, che ecco, questo su cui mi interessa particolarmente avere il vostro parere. Parlo dei segnali discorsivi, abbiamo parlato anche con Gabriella Albanese in un'altra circostanza di queste cose. I segnali discorsivi, allora, che cosa sono, quali sono, scusate se sono un po' didascalico, sono quelli che noi usiamo spesso nel parlato. Dunque, ora, anzi, appunto, de, ovviamente, per così dire, come dire, eccetera, eccetera. Come sappiamo, l'attenzione sui segnali discorsivi è negli orientamenti della linguistica entrata da tempo relativamente recente e con riferimento soprattutto al parlato contemporaneo. Cioè, il parlato contemporaneo, ragionando sul parlato contemporaneo, abbiamo cominciato a riflettere sull'esistenza dei segnali discorsivi. Perché quando i segnali discorsivi finora sono stati visti con riferimento alla poesia antica, questi che io ho messo qui in fila sono le etichette che editori eccellenti della poesia antica danno dei segnali discorsivi. Non li chiamano segnali discorsivi, li chiamano zeppa, riempitivo, pleonasmo, clausola, formula incidentale, interiezione, intercalare, clausola zeppa, verso zeppa, zeppa cautelativa, tradizionale. Guardate anche le circonvoluzioni, per così dire, la parentetica che sembrerebbe un riempitivo. Non sono cose mie, sono cose, i commenti di edizioni eccellenti. E i segnali discorsivi invece costituiscono elementi strutturali, non sono zeppe, pleonasmi, eccetera, eccetera, che a seconda dei casi sono suscettibili di conferire un legame logico ai componenti di un discorso, cioè un legame logico, oppure orientano su quanto è stato affermato in precedenza. Quindi sono usati anche nella tradizione lirica poetica antica per introdurre, continuare, confermare, riprendere, sviluppare, rafforzare, concludere, negare un discorso, un'argomentazione o una narrazione. Sono io il primo che parlo di questo? No, niente affatto. Anzi no, prima di dire, di dare il dovuto al dovuto, diciamo a chi lo merita, sono andato a vedere che cosa dei segnali discorsivi, ho detto l'attenzione sui segnali discorsivi nasce con riferimento al parlato contemporaneo. Se mi guardo la grammatica dell'italiano antico di Salvi e Renzi e il capitolo sui segnali discorsivi di Carla Bazzanella, e quindi italiano antico, ci sono solo esempi di prosa. Brunetto Latini, Bono Giambone, la cronica fiorentina, il novellino, eccetera. Due soli esempi di poesia. Uno di Cavalcanti. Io non pensavo che lo conosce. Canzon, tu sai, il segnale discorsivo. Richiesta di attenzione. E ancora Cavalcanti, or odi, meraviglia che el di sia. In entrambi i casi, nell'edizione dei poeti del 200 di questi testi, non c'è commento da parte di Contini. Giustamente Dardano, in questo lavoro del 2000, è una conferenza al Romanista in Tac del 2009, poi uscita nel 2012, Dardano richiama l'attenzione sui segnali discorsivi e in particolare fa degli esempi, cita proprio esplicitamente "al mio parere", è un esempio per un segnale discorsivo di tipo rafforzativo, "ciò mi pare", in Guido delle colonne, c'è uno dei testi
su cui stiamo concentrando la nostra attenzione. Poi sempre Dardano, questo è tutto preso da Dardano, esempi di commenti dei segnali discorsivi, quando Eustava, commento di Formentin, espressione asseverativa, e cose più o meno simili in vari testi della scuola poetica siciliana. Quindi mi sto autoaccusando. Nel 2008 non abbiamo considerato i segnali discorsivi, ma abbiamo pure noi parlato di Zeppa, eccetera, eccetera. Va bene? E Dardano torna su questo argomento quando fa una limpida analisi della struttura dell'enciclopedia dantesca. E giustamente, a piena ragione, Dardano dice: se certi fenomeni di cui la linguistica si è accorta solo recentemente non sono considerati nell'enciclopedia dantesca, ciò, questo è testuale, non si può certo imputare all'enciclopedia dantesca il mancato riferimento a metodi e a percorsi a suo tempo inesistenti o ancora in una fase iniziale di svolgimento. Cioè, è inutile che chieda alla dantesca perché non ha trattato certi fenomeni se ancora non eravamo in condizione di considerarli. Dardano nel lavoro del 2012 produce 6 schede su questi 6 segnali discorsivi, ora, allora, bene, certo, dunque, lasso. Io non sto a commentare con voi le conclusioni, ora funzione essenzialmente introduttiva, allora argomentazione di tipo conclusivo, eccetera. Gli esempi sono tanti, io li ho messi in quelle schede. Non sono solo questi i segnali discorsivi presenti nel corpus dei poeti della scuola siciliana, sono molti di più, e io ho fatto uno spoglio sicuramente non integrale dei segnali discorsivi che non sono una parola, perché abbiamo visto ora, allora, bene, dunque, lasso, eccetera, eccetera, ma sono, per così dire, piccole frasi. Al mio parere, sicuramente lo spoglio non è completo, al mio parere, al mio parvente, al mio sembiante, ben mi avviso, ciò mi pare, come ho contato, convergente, questi sono tutti, quando, in genere tra virgole, zeppa, riempitivo, eccetera, eccetera. Un solo esempio di al mio parere, una sola schedatura, anche lì sicuramente non completa. Al mio parere, secondo me, che naturalmente ha declinazioni interne del tipo secondo il mio parere, al tuo parere, secondo il suo parere, al nostro parere. Esempi che cominciano da Giacomo D'Alentini, vanno avanti via via, guardate, non li cito naturalmente, Buonaggiunta, Ruggero Pugliese, Brunetto Latini, sempre poesia, Brunetto Latini, Guittone, Matteo Paterino, Chiaro D'Avanzati, Montandrei, Guido Cavalcanti, c'è Congeliere, c'è l'intelligenza, questo da Montesano, l'amico di Dante, Dante, canzone le dolci rime d'amore che io solea, tale imperò che gentilezza volse, secondo il suo parere, che fosse antica possession d'avere con reggimenti belli. Altro sonetto 65, ben alle sue membianze si cambiate, la figura sua mi parsi spenta, che al mio parere ella non rappresenta quella che fa apparire l'altra beata. Nel primo caso De Roberti se non commenta, nel secondo commenta locuzione abituale, qui riempitivo. Come abbiamo detto, non si tratta di fare le pulci a studiosi eccellenti, si tratta di rendersi conto che forse possiamo adesso cominciare a considerare le cose, a valutare anche l'esistenza di questo fenomeno. Perché il segnale discorsivo, al mio parere, nelle sue declinazioni, svolge a seconda dei casi o una funzione rafforzativa, conferma quello che è stato detto, o anche una funzione esplicativa, spiega quello che è stato detto, e quindi è comunque un elemento funzionale alla costruzione del testo poetico di grande utilità, che il rimatore usa strategicamente per sviluppare la propria argomentazione, ed è una risorsa poetica affidabile, largamente disponibile nella strumentazione letteraria del tempo e utilizzata anche da Dante. Intendiamoci, questa risorsa poetica non l'hanno inventata i siciliani. I siciliani a loro volta l'hanno presa dai provenzali e in parte dai francesi. Questa è la trafila. E quando noi vediamo queste cose, non è che io mi permetto di dire se Dante lo usa è perché l'ha usato Guido delle Colonne. Sto dicendo una cosa ben diversa. C'è una tradizione a cui si fa riferimento. Chiudo. Non posso che chiudere con l'episodio famosissimo del 24° del Purgatorio, no? Il dialogo tra
Dante e Bonaggiunta. Bonaggiunta dice, lo sapete, insomma, ho citato solo per mia comodità, colui che fuori trasse le nove rime, cominciando donne che avete intelletto d'amore. E la replica di Dante che dice, io sono uno che quando amor mi ispira, noto, a quel che modo che è detto dentro, vo significando. Quello che mi interessa è la dichiarazione di resa da parte di Bonaggiunta. Nella dichiarazione di resa Bonaggiunta mette, come sappiamo, non solo lui e Guittone, e vabbè, quelli ci stavano, Dante ce l'aveva, figuriamoci, ma mette anche Giacomo Tolentini. C'è quel Giacomo Tolentini che, nel, come abbiamo visto, nel De Vulgari Eloquenza riceve da Dante, ma badiamo alle date, il De Vulgari Eloquenza e il Purgatorio, le date sono diverse. Se non mi inganno, questa linea, non voglio dire evolutiva, ma di passaggio esiste. Quindi il notaro è nel gruppo perdente in questo episodio del Purgatorio, perché nel gruppo vincente poetico c'è naturalmente Guido Guinizelli, Cavalcanti, Gino da Pistoia e naturalmente l'amico suo. E io ho finito. Grazie, Rosario, sfida vinta, sicuramente, tra il riepilogo e le acute novità e proposte. Credo che ci sia tempo per una piccola discussione e, se posso permettermi, dico due cose io, in modo totalmente disorganico, ma sono... la prima... Mi ha parso interessante la tua anticipazione del saggio di Roberto sulle fonti manoscritte della cognizione che Dante ha della tradizione lirica. Beh, naturalmente questo è un problema per certi aspetti fondamentale, nel senso che tutto il De Vulgari Eloquentia, tutta la parte prescrittiva del De Vulgari Eloquentia e l'idea stessa che sia mai esistito un volgare illustre nasce dal fatto che Dante leggeva siciliani e toscanizzati, perché altrimenti non si sarebbe mai sognato di dire che la lingua in cui scriveva lui era la stessa in cui scrivevano i siciliani. È più problematica la questione del Guinizelli, però evidentemente se il Guinizelli di volgare eloquenza è ascritto al volgare illustre, non può, che la cosa non può spiegarsi se non a partire dal fatto che Dante leggeva anche Guinizelli in una forma toscanizzata, il che, diciamo, per quanto riguarda la enfasi che si mette sui rapporti tra Dante e Bologna, qualche insomma, diciamo, sfumatura in più la potrebbe. E da quello che capisco, direi che Roberto si è allontanato, insomma, dall'idea, dal mito continiano della fine di V, cioè dell'esistenza di un canzoniere affine al Vaticano per 793, cosa che mi interessa particolarmente perché farò in autunno a Bologna, nell'ambito di un ciclo di conferenze sulla biblioteca di Dante, vorrei parlare proprio di questo. E quindi la cosa. Secondo breve appunto, per quanto riguarda la questione dei segnali discorsivi o zeppe, che dir si voglia, naturalmente accolgo l'indicazione di Rosario. Credo di non avere mai scritto nel commento alla commedia che una certa... Credo di averti citato così. No, di non averlo mai detto che sono zeppe, ma perché quello, perché è Dante. Mentre io mi permetto di dire che nel Tesoretto
questi segnali distorsivi sono abbondantemente usati per far tornare il verso, e quindi da questo punto di vista possono essere. Quindi oltre alla notazione linguistica bisogna poi, è evidente, insomma, integrare la valutazione stilistica, cioè se questi segnali discorsivi sono funzionali o se, come direi sicuramente nel caso del tesoretto, sono sparsi a piene mani per far tornare il settenario. Bene, detto ciò, passo la parola al pubblico. C'è un microfono che può essere... Sì, giusto per se consentire. Ah no, bene, bene. Beh, sì. Sì, ecco, cioè, grazie. Solo una piccola curiosità. Con il grande poema canonico della Divina Commedia, mi chiedo perché Dante non abbia potuto fissare le forme linguistiche. Magari l'ha fatto, cioè come Lutero con la Bibbia o Shakespeare. Rimangono i modelli, cioè, ha questo statuto senza nessun dubbio Dante, ma le forme sembrano più fluide, e che, no, questo grande poema non ha stabilito una volta per tutte la forma che sarebbe ritenuta nella posterità. Allora, la domanda è, diciamo, se Dante ha, poi rispondo anche a quello che tu hai detto, la domanda è se Dante ha stabilito una forma rigida della sua espressione poetica? Per quanto mi riguarda, oserei dire di no, c'è proprio anche una sicura, diciamo, evoluzione e mobilità interna estrema, che poi... diciamo, io non oso lanciarmi in dichiarazioni di questo genere, insomma, questo credo che rappresenti uno degli elementi della grandezza assoluta di Dante, insomma, non restare ancorato in nessun caso a una forma rigida di precisa. Quindi questo oserei dirlo. Condivido totalmente quello che tu dicevi, naturalmente, a proposito della necessità, diciamo, di non fare, per così dire, l'errore inverso. Adesso ogni volta diciamo segnale discorsivo e poi invece magari è pure zeppa. Dico, condivido totalmente. Possiamo lasciare la cosa all'orecchio del lettore. Condivido totalmente, giustamente, tu dici, bisogna capire se c'è veramente questa intenzione di... organizzare in un certo modo il discorso, o se non è davvero una cosa, quello non sapeva come chiudere sta rima, dice, beh, questo ce l'ho e mo me la prendo. Quindi totalmente d'accordo, non a caso io ho detto prudentemente, sapendo di parlare di fronte a un pubblico agguerrito come quello di fronte al quale mi trovo, ho detto guardate che ho fatto una cosa, ma non è finito, ho messo le mani avanti, ci devo riflettere, devo ragionare, cioè, ho semplicemente voluto dire che c'è forse un modo di considerare certe cose, possiamo vedere, con la cautela che Giorgio Inglese ci suggeriva e con la quale io concordo totalmente. Mi volevo complimentare per questa disamina così puntuale. E mi è sembrato particolarmente interessante il discorso che hai fatto sui segnali discorsivi, perché effettivamente sono un aspetto su cui non è stata prestata grande attenzione, che mi sembra molto importante riconsiderare, anche alla luce di una distinzione che c'è all'interno del poema fra parti dialogiche e parti invece discorsive, descrittive, ecco, insieme ai segnali discorsivi, inclusi forse nei segnali discorsivi, mi è sembrato di vedere le interiezioni, anche qui.
quelle forse vanno, insomma, meriterebbero una considerazione più attenta, secondo me. Volevo solo dire questo. Condivido anche questo, Paolo, naturalmente, è chiaro. Intanto bisogna raccogliere il corpus e poi riflettere caso per caso, è chiaro che non può che essere così. Se no, davvero, come ove lo facessi io, correrei il rischio di dare... proprio il rischio di rovesciare specularmente l'osservazione. Allora, prima zeppe, mo sempre segnali discontinui. Non sempre è così, bisogna vedere. Condivido totalmente. No, anche io mi complimento per questa sollecitante. Voi avete capito che mi fanno i complimenti perché siamo amici, no? Quindi è chiaro, loro fanno così e quindi è chiaro. No, perché siamo obiettivamente interessante. Ci stimiamo, scusa, no, è esattamente l'inverso. No, la mia è una domanda a seguito di questa osservazione di Paola, perché sì, chiedevo anch'io se effettivamente le interiezioni possono essere considerati segnali discorsivi. Non sono identici, non sono la stessa cosa, ma possono rientrare. Erano incluse, mi pare che anche nel saggio di Dardano ci sono alcune interiezioni incluse. No, lo chiedo perché io conosco più da vicino la poesia latina di Dante, mi interessa anche vedere, poiché credo sia proprio uno scrittoio unico, ho segnalato più volte dittici poetici veramente stringenti, anche perché l'ultimo scrittoio è veramente bilingue, contemporaneamente Paradiso ed Egloghe. E anche lì le interiezioni, perché le egloghe sono dialogate, quindi ovviamente nel discorso le interiezioni sono spesso presenti. Anche EUEU, queste sono, lo chiedo, possono essere considerati segnali discorsivi se sono all'interno del discorso poetico, perché è abbastanza normale nella poesia latina classica avere questo tipo di interiezioni, oltretutto ci sono anche molti problemi di trasmissione a questi livelli, per cui poi lì deve anche tornare il verso prosodicamente, metricamente. Io non avevo mai pensato di poterli considerare degli elementi di una categoria di questo tipo, e quindi la domanda era se a livello di scrittura di poesia latina questo tipo di elementi fanno parte, perché potrebbero venire a completare il quadro bilingue, se fanno parte della categoria dei segnali discorsivi. Naturalmente voi ne sapete molto più di me del latino di Dante, ma a prima vista direi che la tua ipotesi di ragionamento mi pare condivisibile. Si tratterebbe o si tratterà di vedere caso per caso come si strutturano queste interiezioni e di ragionare, ma mi pare un'ipotesi ragionevole. Sono spesso inizio diverso. Sì, e magari collegata a quello che viene prima, o per introdurre qualcosa che viene dopo. Per introdurre il discorso. Allora aggiungo una cosetta, io perché in un certo senso mi hai chiamato in causa quando dichiaravi di riservarti di controllare, di riscontrare per i fenomeni su cui giustamente hai soffermato la tua attenzione, non credo che non ci sarà nessuna sorpresa, perché appunto hai giustamente il tuo discorso si è imperniato, e qui forse rispondo a una parte delle cose che sono state dette da uno dei nostri ascoltatori. Veramente il discorso sulla lingua di Dante si sofferma su sintassi e lessico, e per quanto riguarda le forme
la mia edizione non si allontana molto da quella di Petrocchi perché si fonda sulle stesse fonti. L'hai scritto e detto. Sulle stessi manoscritti, quindi da questo punto di vista è. Ma, però quelle sono le forme dei codici che noi riteniamo con una buona probabilità corrispondere a quelle che poteva aver usato Dante, a parte i casi in rima, che però adesso qui ripetiamo cose del tutto ovvie. Le rime da una parte assicurano della danteità di quella forma, ma le rime sono anche il luogo in cui, proprio per necessità di rima, Dante è aperto a una varietà di soluzioni, diciamo, di varia estrazione provinciale, che non, di per sé non corrispondono a, non possono, in qualche caso sicuramente non corrispondono a quella che a una immaginabile, insomma, grammatica del fiorentino dell'età sua. Quindi, da questo punto di vista, direi che quello che hai, i riscontri che hai dato saranno perfettamente confermati, tanto più per quanto riguarda la rima imperfetta, che, come hai detto, lì la formula interpretativa è esattamente la stessa. E allora, se non ci sono altri interventi, liberiamo il professor Coluccia e ci salutiamo. Ci vediamo. Vi ringrazio ancora.